Il diritto al lavoro, alla libertà e alla vita nelle città penso che sia sacrosanto, quindi devo dire che fortunatamente, almeno a parole, ormai quasi tutti sostengono la necessità di rivedere limiti, divieti, restrizioni e quindi contiamo che venerdì questa benedetta cabina di regia prenda atto della realtà e quindi che si possa tornare al lavoro, all'aperto, al chiuso, di giorno e di notte. Aspetta, una piccola domanda così, abbiamo visto riuscire nuovamente dal suo ufficio Storace, non niente tra il candidato per Roma? No, abbiamo parlato di altro, sicuramente conosce Roma più e meglio di tanti altri, però abbiamo parlato di altro oggi. Anche perché lui si è detto pronto. Ho grande stima di lui per quello che ha fatto e per quello che farà, però non abbiamo parlato delle elezioni di Roma, onestamente. Domani deciderete quindi? Su cosa? Il candidato sindaco di Roma? No, domani c'è una riunione degli enti locali, sono 1000 comuni che vanno al voto. Contiamo di chiuderla il prima possibile, io ho la certezza che il centrodestra sarà unito, a differenza di PD e 5 Stelle, in tutta Italia e l'obiettivo è vincere dappertutto. Dateci qualche giorno anche perché, ripeto, fino a che non ci saranno riaperture e abolizione del coprifuoco, io mi concentro su quello. Buon lavoro! Grazie.